come una finale con cuore, orgoglio e coraggio, tre punti con un risultato che possa permettere di giocarsi tutto all'ultima giornata. È la notte della verità, il futuro è appeso ad un filo, ma con la spinta del San Paolo niente è impossibile. Cari amici di Radio 105, la grande Champions League è di casa qua e il saluto vi arriva da Niccolò Ceccarini e da Giovanni Galli. È Napoli Shakhtar Donetsk, quinta giornata del girone F, e questa deve essere la notte degli azzurri. Questa è la notte degli azzurri, questo è l'inno della Champions League, questo è il momento più bello. Tra poco l'urlo del San Paolo per caricare la squadra verso una vittoria che deve essere assicurata alla fine di questa partita. Sentiamo l'urlo del San Paolo, sorride Lorenzo Insigne, il Napoli al centro del campo insieme allo Shakhtar Donetsk. Già battuto il calcio d'angolo, si torna indietro, tre quarti campo del Napoli, il passaggio per Tyson, 25 metri, prova il destro, Tyson, la botta che finisce sul fondo, primo vero pericolo per la porta del Napoli. Attenzione, Napoli prende, eccola, un brutto pallone nella zona del cerchio centrale, arriva Fred, avanza 20 metri, Fred mette dentro, palla per Tyson e la palla finisce di un centimetro fuori dallo specchio della porta difesa da Reina. Ancora un errore in fase di costruzione del Napoli, l'ha persa di Avarà ed era tutto regolare con questo pallone che Facundo Ferreira ha regalato a Fred dentro l'area di rigore per Tyson, che ha cercato il palo subito alla destra di Pepe Reina, che ha chiuso abbastanza bene lo specchio. Ha sbagliato, ma questa che clamorosa occasione per lo Shakhtar. Palla buona per Callejon sulla corsia di destra, sovrapposizione di Cristian Maggio, che è l'unico ammonito del match. Ancora Maggio, il tocco a cercare Zielinski, Zielinski ancora per Maggio, si è tutto chiuso lo Shakhtar Donetsk, non concede spazio, e allora si riparte da Diawara, addirittura il retropassaggio nella zona del cerchio centrale dove c'è Kirikes. Hamsik esce dalla linea per dare un po' di spazio, fiato, attenzione, palla buona per Insigne e c'è la super parata di Piatov. Insigne con la consueta conclusione di interno collo a girare una grande chance per il Napoli, con Insigne al limite dell'area di rigore, l'ha piazzata. Piatov ha messo Piatov il calcio d'angolo, sì, però avrebbe dovuto, secondo il mio punto di vista, visto che era al limite dell'area di rigore, era da solo andare avanti, andare a giocarsi l'uno contro uno col portiere, tirare dal limite dell'area, è logico che il vantaggio sia più per il portiere. Piatov sbaglia il rinvio, ma anche fortunato, perché poi il pallone viene recuperato da Bernarda e poi Tyson, attenzione, sono 2 contro 3, 2 dello Shakhtar, 3 del Napoli, ora 4, largo a destra c'è Marlos, ancora il tocco di Tyson, palla buona per Marlos, tutto mancino Marlos, pallone sul sinistro e allora il tocco verso Tyson, è rientrato il Napoli a livello difensivo, ma non è terminata l'azione dello Shakhtar Donetsk, che può proseguire sul lato corto sinistro con Ismaili, cerca il numero e ci riesce proprio su Callejon. Ismaili mette dentro un pallone pericolosissimo, non è finita l'azione, attenzione Marlos con il destro, miracolo di Pepe Reina che mette il pallone in calcio d'angolo, paratona di Reina. Bernarda, ancora il tocco per Ismaili che mette dentro il pallone, ci mette la gamba destra Zielinski e mette il pallone in calcio d'angolo, e fa fatica al Napoli, c'è niente da fare, sì. Questa è una squadra che gli sta veramente creando tanti problemi. Angolo di Marlos, allontana Hamsik, la palla ancora buona per Fred, attenzione Fred con il sinistro, ancora Reina, ancora un miracolo di Pepe Reina, ancora una conclusione dalla distanza e ancora una super parata di Pepe Reina che sta tenendo a galla il Napoli. Anche in questa circostanza non era facile vedere partire il tiro, poi ha trovato lo spazio giusto, non ha rischiato la presa perché poteva essere molto insidiosa. Zielinski dentro per Callejon, entra in area di rigore, Callejon verso Hamsik anticipato, non è finita l'azione del Napoli, Diawara la conclusione, il bolide dalla distanza, palla che finisce sul fondo, forse c'è stata anche una deviazione. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Grande opportunità per il Napoli con la botta di Diawara da fuori area, anche in questa circostanza non fortunatissimo il Napoli, palla che finisce sul fondo, il pallone viene recuperato da Albiol, undicesimo in corso del secondo tempo, è sempre 0-0 tra Napoli e Shakhtar Donetsk. Grande giocata di Hamsik a cercare Lorenzo Insigne, si avvicina al limite dell'area di rigore, salta come uno slalom speciale, tre paletti, eccolo, gli avversari, e gol di Lorenzo Insigne, una magia, una si magia di Insigne. Napoli 1 Shakhtar 0, ha segnato Lorenzo Insigne. Ti ho detto eccolo perché ho visto la palla che è partita troppo bene e non poteva avere altra conclusione, la palla che ha girato sul palo più lontano, il classico gol di Insigne, ha messo la palla sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Una dai 25 magia. Metri 25 metri, una magia di Lorenzo Insigne con il Napoli che in questo momento è dentro la qualificazione, deve giocarsi tutto alla fine ovviamente nell'ultima giornata, ma il Napoli ha bisogno di questo risultato. Che gol. Una magia di Lorenzo Insigne, fantastico. Mamma che giocatore mia. Che giocatore, 25 metri, una legnata all'incrocio dei pali, slalom speciale, saltati come paletti gli avversari e poi destro a rientrare all'incrocio dei pali. Sì, ma guarda, io ho la sensazione, no, che sia la linea difensiva dello Shakhtar, no, che lo stesso
Piatov, no, fossero convinti che da quella distanza non potesse tentare la conclusione in porta. Terzo gol in 5 partite per Lorenzo Insigne in questa fase a gironi di Champions League. In una parola, fantastico Lorenzo Insigne. Stiamo rivedendo sul monitor il gol, la palla è partita proprio a una velocità ma con una precisione veramente straordinaria, straordinaria. Sì. Sesto gol assoluto in Champions League per Lorenzo Insigne, il terzo in questa fase a gironi, davvero un momento d'oro per Lorenzo Insigne. La palla è per Fred, dunque il Napoli sblocca il risultato con la rete, la prodezza, la magia, veramente il gesto tecnico che ci si aspettava da Lorenzo Insigne, ed è arrivato puntualmente al minuto di gioco numero 12 di questo secondo tempo. Ismaili va al tentativo di traversone, mette dentro un pallone pericoloso allontanato da Isai, attenzione non è finita l'azione dello Shakhtar con Tyson che cerca di mettere dentro verso Fred, va a lottare come un leone Lorenzo Insigne, si merita. Gigantesca partita di Lorenzo Insigne, gigantesco veramente il boato. Oggi sta dello stadio, sta meritando il boato dello stadio, sì davvero, ha fatto un gol pazzesco Lorenzo Insigne, un gol pazzesco Lorenzo Insigne. E no, allora, Insigne eccolo qua, esce Lorenzo Insigne, il grandissimo protagonista, saltato Butko, saltato Fred come Paletti, slalom speciale, destra a rientrare e Piatov che non ci arriva, gol pazzesco di Lorenzo Insigne. Quelli che sentite sono gli applausi, la standing ovation per super Lorenzo Insigne che esce dal terreno di gioco, dunque dentro Allan Diawara, linea di metà campo, il tocco per Allan in profondità, attenzione c'è l'opportunità per il Napoli per andare a traversone dentro l'area di rigore, ancora con Piatov che va a recuperare il pallone, sicuramente uno dei migliori della sua squadra. Piatov c'era dentro l'area di rigore, Mertens, attenzione il recupero di Mertens, il tocco per Zielinski, a porta vuota Zielinski, incredibilmente sul fondo Mertens aveva recuperato un pallone favoloso e Zielinski ha sciupato tutto per quello che poteva essere 2-0 per il Napoli, incredibile. No, ma furbata di perché si era nascosto dietro. Si era nascosto dietro il portiere, che è due volte lui, no? Perciò sì, il difensore non lo ha visto arrivare, ma neppure il portiere si è reso conto di avere alle spalle Mertens e rubato la palla. Peccato, perché sarebbe stato veramente il 2-0 che avrebbe dato un po' più di serenità. Ecco il Napoli, è tornato il Napoli, Hanzika per Isai, posizione regolare, Isai entra in area di rigore, ancora Isai, retropassaggio, la palla per Allan, per Hanzik con il sinistro, murato anche in questa circostanza, è arrivato un po' stanco la sensazione, ma Allan recupera un gran pallone, 20 metri, Allan con il destro, ancora una volta Rakinski va a murare la conclusione, adesso il San Paolo è veramente tutto al fianco del Napoli, sta spingendo la squadra verso il 2-0 e ancora una volta il Napoli si è reso protagonista di una bella azione offensiva con questo lancio in profondità per Isai, che ha ricercato ancora il passaggio indietro verso Hanzik. Adesso un altro bene, Napoli, adesso assolutamente, il Napoli. Sì, ecco, bene, teniamoli lassù. Teniamoli là. Esattamente. Si è accesa la luce, è tornato il Napoli. Quel non quarto c'è d'ora, da dire. No? Quel quarto c'è d'ora di folle, di grande intensità del Napoli. Meno di 10 più recupero per questo Napoli Shakhtar Donetsk. L'1-0 non è rassicurante, ma il Napoli sta giocando da Napoli e questa è la cosa che conta anche per Sarri, tocco verso Zielinski, 25 metri, Zielinski si avvicina al limite dell'area di gol, pallone dentro per Mertens, per Zielinski, Mertens non farai gol, Zielinski, ascoltami, Mertens non farai gol, però. Una magia, anche questa, Zielinski, pazzesca giocata di Mertens per Zielinski, e Zielinski ferma il 2-0, signori in piedi, 0. Alziamo, ci possiamo alzare, ci dobbiamo alzare, perché questa giocata di Mertens è una giocata da fuori classe, Come ha fatto? Non lo so neanch'io. Spieghiamola. Assolutamente. Allora, triangolo dentro l'area di rigore con il pallone che si avvicina al lato che sta andando, sì. No, la palla che sta uscendo. Sì. Allora, sta correndo verso il fondo, quasi al vertice dell'area piccola sulla sinistra. Mertens con il sinistro riesce a metterla in orizzontale, perfetta per l'inserimento di piatto di Zielinski per il 2-0 del Napoli. Dunque, il 2-0 Napoli, salta anche Lorenzo Insigne e questa è una grande giocata. Questa è un'azione da manuale del calcio. Assolutamente. Questa è un'azione da manuale del calcio. Insigne e Zielinski stanno praticamente decidendo questo match tra Napoli e Shakhtar Donetsk. Fred ancora per Tyson, 30 metri, prova la conclusione, grande va a recupera ancora il Napoli con Rock e ora Zielinski galvanizzato dalla rete del 2-0, palla nella zona del cerchio centrale, Mertens di tacco, adesso no look, palla buona per Rock, avanza Rock, largo c'è Caglione, Rock conclusione! Eccolo. E c'è la deviazione ancora una volta,
un Napoli che adesso veramente gioca sul velluto. Assolutamente. Napoli spettacolare. Allora dobbiamo fare un'analisi delle due partite, certo. Quella che abbiamo visto sabato contro il Milan e quella che stiamo vedendo stasera. Credo che il Napoli adesso sia arrivato anche a un grado di maturità no importante, perché ha sofferto il palleggio del Milan sabato scorso, ha sofferto l'abilità e la bravura dello Shakhtar in questa partita. Per il risultato qual è? 2-0, 2-1, perché l'ultimo gol di Romagnoli al 90esimo, sì. E 2-0 stasera. Credo che questo. Attenzione al Biol di testa, eccolo, il Biol, il eccolo, 3-0. Sì, segna, è gol, Mertens, è gol. Segna Dries Mertens e torna a segnare anche Mertens e la festa del Napoli è completa. 3-0, 83esimo, segna ancora lui, Dries Mertens, e stavolta la chiude davvero. Credo che abbiamo assistito a qualcosa di straordinario nel solito quarto d'ora di follia del Napoli. Il Napoli quando lì si accende la luce, si accende la spensieratezza, non pensano più al pericolo, non pensano più a niente e iniziano a divertirsi, perché quello che è mancato forse nel primo tempo, il divertimento. Il Napoli si sta divertendo e 3-0. Tra l'altro tutto regolare, Tutto regolarissimo. Sull'angolo, colpo di testa di Albiol, è partito in posizione regolare Dries Mertens, 3-0. Chi ce l'avrebbe mai detto? Dopo il primo tempo, devo dire la verità. Non ci avrei creduto. 56esimo Insigne, 81esimo Zielinski, 83esimo Mertens. Insigne, Zielinski e Mertens. Tra l'altro, sembra di vedere una replica della partita Napoli-Milan, perché aveva segnato Insigne, aveva segnato Zielinski. Serviva anche il 3-0 per far tornare a segnare anche Dries Mertens. È arrivato in questa partita. Non segnava dal 29 di ottobre, dalla gara contro il Sassuolo. Adesso è Napoli 3, Shakhtar Donetsk 0. Rakitski, e allora il tentativo verso Fred, buona la pressione del Napoli che va alla riconquista del pallone. Allan, tre quarti campo dello Shakhtar, ancora Allan, avanza Allan con il destro, conclusione ribattuta, ancora Mertens, un'altra mezza magia di Dries Mertens con il pallone che finisce dalla parte opposta e c'è il recupero di Mario Rui. Mertens ancora una volta strepitoso nell'accelerazione, in quei due metri è veramente devastante. Ora la palla termina fuori con un grandissimo Isai che ha speso tantissimo anche lui, e a questo punto si aspetta solo il triplice fischio da parte di Scomina. Diawara, retropassaggio a cercare Albiol, finisce il match, il Napoli batte 3-0 lo Shakhtar Donetsk, decidono Insigne, Zielinski e Mertens la qualificazione agli ottavi di finale. Si giocherà tra due settimane a Rotterdam contro il Feyenoord. È stato un Napoli che soprattutto nel secondo tempo ha fatto il Napoli, ci voleva una prodezza, ci voleva una magia, ci voleva qualcuno che sbloccasse il risultato, quello che poi naturalmente forse poteva essere il protagonista meno atteso, perché fino all'ultimo è stato in dubbio. Invece Lorenzo Insigne ancora una volta, come aveva sbloccato la strada, come aveva aperto la strada al Napoli contro il Milan, è accaduto ancora una volta, e questa volta ha fatto un gol pesantissimo in Champions League, poi ha permesso anche che il Napoli prendesse fiducia. Poi è arrivato il 2-0 di Zielinski, il 3-0 di Mertens, è ribaltata completamente la situazione anche degli scontri diretti contro lo Shakhtar Donetsk, che aveva perso all'andata 2-1, adesso 3-0. Però, come abbiamo detto più volte anche nel corso della cronaca, Giovanni, il Napoli sì deve vincere a Rotterdam contro il Feyenoord, però allo stesso tempo deve augurarsi che il Manchester City faccia lo stesso, cioè il Manchester City quantomeno che il Manchester City batta lo Shakhtar Donetsk, e questo non è assolutamente una cosa semplice. Infatti assolutamente, il Manchester City deve battere lo Shakhtar e il Napoli deve battere il Feyenoord, fine. Ci sono solo questi due risultati, sì. E sembrava quasi appunto che anche stasera, per tutto il primo tempo, potessimo assistere a una partita dove il Napoli fosse fuori giri, no? Non avesse i tempi giusti d'attacco, non avesse i tempi giusti negli inserimenti, e invece poi c'è stata il rientro nel secondo tempo, immediatamente 2-3 pressioni ai difensori e ai centrocampisti avversari hanno tolto le certezze allo Shakhtar. Poi è arrivata la magia del mago, mago Insigne, del signore degli anelli, sì, Insigne. Assolutamente. E palla sotto l'incrocio, e lì la partita è decisamente cambiata. La squadra ha preso l'entusiasmo, e come dico sempre io, i 15 minuti di follia del Napoli, perché quella si chiama follia per la grande organizzazione, la corsa, gli scambi, i numeri. Abbiamo visto Mertens stasera, che è ritornato ai suoi livelli, assist, gol. Secondo tempo da Napoli. Esatto. Giovanni, in 30 secondi anche meno, quante possibilità reali ci sono per il Napoli di arrivare agli ottavi di finale di Champions League? Diciamo subito che da stasera l'Europa League è garantita. Hai paura? Ho paura. No, ho paura perché capisci, la vittoria stasera del City
lo mette al sicuro da qualsiasi problema per quanto riguarda il primo posto. Sì. Ok. Andare, è vero che gli inglesi non hanno una mentalità, no, di abbandonare le competizioni assolutamente o una partita, però ho paura. E non ti vuoi sbilanciare sulle percentuali.